Questa è una leggenda che non deve essere presa come un fatto reale. È una storia da leggere di volta in volta, quando se ne sente la necessità, per la propria guarigione spirituale. È una storia che parla di Kafka, per celebrarne la gentilezza di spirito. Ma non è importante a quale personaggio realmente esistito si rivolga la storia, anche se, secondo alcuni documenti, la moglie stessa ne avrebbe confermato la veridicità dopo la morte dello scrittore boemo. Kafka, appena un anno prima di morire, viveva a Berlino, non viveva a Praga, e usava passeggiare per i parchi. La sua salute non era più ottimale, ma gli permetteva comunque una vita quasi normale. Un giorno Kafka incontrò una bambina in una delle sue passeggiate. Questa bambina stava piangendo. Parlandole, scoprì che il problema era rappresentato dal fatto che aveva perso la bambola. La bambina era desolata per questo smarrimento. Kafka si offrì di aiutarla a cercare la bambola. Però quel giorno non riuscirono a trovarla. Così si organizzarono per incontrarsi ancora il giorno dopo, il giorno successivo, nello stesso posto, ancora per cercare la bambola. Quando si incontrarono, non riuscirono ancora a trovare quella bambola. Ma questa volta Kafka aveva portato una lettera con sé. Una lettera ovviamente scritta da lui. E la lettera recitava: «Per favore, non piangere per me. Ho intrapreso un lungo viaggio per visitare e scoprire il mondo, ma ti scriverò e ti terrò aggiornata delle mie avventure». Kafka raccontò il contenuto di questa lettera alla bambina, dicendole che la bambola stessa aveva mandato, inviato e scritto quella lettera. Questo fu l'inizio di molte lettere che Kafka scrisse e lesse alla bambina durante i loro incontri. Ne leggeva queste lettere accuratamente composte con queste avventure immaginarie dell'amata bambola perduta. La bambina ne riceveva conforto, era felice, aveva accettato la situazione. A un certo punto gli incontri dovettero finire, perché a causa delle complicazioni della sua malattia, la tubercolosi, Kafka dovette e volette tornare a Praga, la sua città natale. All'ultimo incontro Kafka le regalò una bambola. Questa bambola chiaramente era diversa, appariva diversa dalla bambola originale che inizialmente la bambina aveva perso. Ma c'era una lettera che diceva: «Mi vedi diversa. I miei viaggi mi hanno cambiato». Dopo molti anni, quando Kafka non era più in questo mondo, la ragazza era ormai cresciuta e trovò una lettera, un piccolo messaggio, infilata in una fessura della bambola che in precedenza non aveva osservato. Il messaggio diceva: «Ogni cosa che ami, alla fine la perderai. Ma poi l'amore tornerà sempre da te in una forma differente».